Ciao a tutti, oggi sono nel box sotto in garage a montare i Joe di Iplock che mi sono arrivati e servono per bloccare la bici al muro in questo modo qua. Li monterò, ne monterò quattro. Non fate caso a quelle belle macchie del muro che vedete, ma abbiamo avuto un'infiltrazione d'acqua fino a poco tempo fa e adesso stiamo aspettando che arrivino i muratori assistenti. Prima cosa, cosa facciamo? Come ci dice Iplock, per mettere la bici, il supporto della bici a muro in piedi, dobbiamo prendere la misura da terra del nostro mozzo anteriore. Quindi cosa andiamo a fare? Andiamo a misurare la misura del mozzo anteriore della nostra bici, diciamo, su per giù al centro del mozzo, quindi in questo caso 133. Se vogliamo invece posizionare la bici a terra, il movimento da fare è prendere la misura aspettate che vi sposto telecamera, la misura da prendere sarebbe questa qui sulla ruota anteriore o comunque sulla ruota posteriore, non fa differenza. Una volta presa la misura, ce la riportiamo sul muro, in questo caso 133, dove vogliamo che la ruota vada a bloccarsi, quindi al centro del nostro supporto. Prendiamo il supporto Iplock. Premiamo questi due linguette, estraiamo la prima parte, estraiamo la seconda sempre premendo le due linguette, togliamo facendo pressione, magari anche con la punta del trapano, qui dietro, togliamo le due linguette ancora, scusate, dopodiché il supporto, come vedete, è pronto per essere montato. Con l'aiuto del trapano, magari con una punta più piccola rispetto a quella dello stop che dobbiamo utilizzare, ci posizioniamo al centro di dove avevamo preso la misura e con una punta piccola andiamo a fare i buchi all'interno sul muro, in maniera tale da avere le, come si dice, le misure giuste. Io, una volta fatte le misure, prese le misure giuste del buco, andiamo ad allargare il buco con la punta più larga. Una volta fatti i buchi, con il nostro bel trapano, passiamo la parte avvitatore e andiamo ad avvitare, mettiamo le nostre viti, anche solo 4 che passano, e andiamo ad avvitare il supporto al muro. Rimontiamo le placchettine qui, le placchette che servono a far scorrere diciamo, linguette del supporto. Inseriamo i supporti laterali. Naturalmente è verso giusto. Per farlo bisogna premere contemporaneamente le due linguette e trovare poi la giusta misura.
Prendiamo la nostra bici e facciamo una bella prova. E eccolo qua, adesso va stretto un altro po', dopodiché ci mettiamo il supporto, lo Z-Lock. Quindi stringiamo un altro pelo, eccolo qua, e il supporto, come vedete, è montato. Facile facile, facciamo una zoom out così lo potete vedere tutto montato. Figo, no? E adesso passiamo a sistemare sul resto del muro anche queste tre bici, quindi andremo di fianco, una di fianco all'altra. Qua, come vedete, sono tutte e quattro fissate al muro, molto diverso rispetto a prima, quando erano appoggiate al muro senza tanto senso. E se acquisterete dei supporti Joe sul sito di Hiplock, ricordatevi il codice Marco 15. Ciao.